mi sentivo estremamente felice di essere stata selezionata per poter essere qui in un momento in cui tutto il mondo era fermo. Il mio lavoro è multidisciplinare perché non prediligo una particolare tecnica, un particolare medium. Si adatta molto all'idea che mi viene al momento, anche perché i miei lavori sono sempre il risultato di progetti a lungo termine. Allora, questo lavoro nasce dalla collaborazione che ho fatto con Satian Rizzo, che è un illustratore e graphic designer, sulla figura di Baron Trump, il figlio più piccolo di Donald Trump. E ho pensato che potesse diventare un libro d'artista interessante. È composto da 64 tavole e c'è una vera e propria trama che è una sorta di thriller psicologico, possiamo dire. L'ultimo progetto a cui sto lavorando ora, che è un progetto legato alla poesia, la poesia come atto performativo, come forma di scrittura performativa, e adesso sto lavorando a un video. Quindi io ho creato questo alter ego che si chiama Leonard Santé e con questo alter ego ho scritto le poesie. Quindi questo alter ego è una sorta di doppio, possiamo dire, e le poesie sono un po' il ponte che c'è tra la sua biografia e la mia, in un continuo tentativo di scambio di identità e di esperienze e di sensibilità. Mi sono ispirata a un tipo di mascolinità che cerca di decostruirsi o comunque inizia magari a mettersi in dubbio, grazie anche alle lotte femministe o comunque grazie a tutto lo sforzo che è stato fatto da altri durante la storia.